Eccoci qua, cari amici di TV. Salve a tutti dal vostro Pino Minutillo. Questa settimana Video Paese ci ha portato a Torella del Sannio, un bellissimo paesino in provincia di Campobasso, 839 metri sul livello del mare, più o meno 1000 abitanti, tante cose belle da vedere e soprattutto tanta bella gente. Guardate qui, ecco qui, che vi saluta dalla piazza Regina Margherita di Torella del Sannio. Quindi, visto che abbiamo poco tempo, direi di passare senz'altro la linea alla sigla. Ed eccoci qua, quasi per incanto ci siamo trasferiti di colpo nel breve volgere del tempo della sigla da Piazza Regina Margherita a Via Neviera. Guardate che scorcio bellissimo di Torella del Sannio. Questo signore accanto a me è il sindaco Antonio Lombardi. Signor sindaco, buonasera. E questa splendida bambina che si chiama Eleonora, da 7 anni, chi sei tu? Eleonora. Eleonora, guardate quanto è bella. È la figlia di Antonio Lombardi, il sindaco. Allora, intanto, caro sindaco, vedo che intanto è una faccia giovane lei, eh? Non tanto giovane, ho sempre i miei 40 anni. Comunque, mi sento giovane. Torella del Sannio oggi, qual è la realtà di questo paese? Così, molto per brevi linee. La realtà di oggi è una gran bella gioventù. Io sono contento e orgoglioso di avere una gioventù a dir poco mitica, una gioventù che sono orgoglioso di essere il capo dell'amministrazione e di essere il primo cittadino di questa bella comunità. Bene, una comunità allora di giovani, non solo di vecchi. Intanto ecco qui, noi torniamo piano piano verso Piazza Regina Margherita perché la gente ci aspetta lì, giovane così come è giovane il sindaco Antonio Lombardi. Ma vedremo di parlare meglio della realtà attuale di Torella del Sannio, di questo bellissimo paese, subito dopo quella che, come di consueto, noi chiamiamo la cartolina. Vediamo un po' com'è fatta Torella del Sannio, vediamo un po' qual è la sua storia. Allora, linea alla regia per questa cartolina da Torella del Sannio. Torella, in provincia di Campobasso, prese la denominazione del Sannio nel 1863 per distinguerla da Torella, oggi dei Lombardi, in provincia di Avellino. Infatti, anche nella ricostruzione storica, gli eventi delle due cittadine vengono facilmente confusi. Lo stesso Masciotta, nel suo libro Il Molise dalle origini ai nostri giorni, cade nell'errore attribuendo al comune molisano baronie di quello campano. Il passato di Torella del Sannio scompare nell'abisso del tempo. Le guerre, gli stermini, i cataclismi della natura e le vicende umane hanno cancellato la storia di epoche lontanissime e di quella relativamente meno lontana. Labili tracce del periodo sannitico ci vengono dal ritrovamento di qualche monile nelle contrade di Collebove e Vicende del Sole, facendoci supporre l'esistenza di vici in quelle zone. Bisogna giungere all'alto medioevo per avere notizie, anche se ancora vaghe e generiche, sull'origine della comunità. Il primo nucleo di Torella sarebbe sorto intorno al IX secolo, nella vicina contrada di Collalto, ad opera di un gruppo di profughi provenienti dalle pianure del Biferno e del Volturno, scampati alle incursioni saracene. La scelta del luogo sarebbe stata dettata dalla sua struttura morfologica, atta all'avvistamento e alla difesa. Qui, sulla sommità della collina, fu costruita una torre di guardia, i cui resti, oltre a testimoniare il passato sfidando i secoli, hanno dato origine a numerose leggende, fra cui quella che volle la torre sede degli inferi. In seguito, intorno al 1000,
a nord-ovest di Collalto, sulla collina nominata Ciglione, sorse il castello a guardia delle vie della transumanza. Sembra che il maniero si chiamasse Torella, da cui il nome dato al nuovo borgo, dove si trasferirono i collaltesi per una maggiore protezione. Il castello non è più riconoscibile nella sua struttura originaria per le continue trasformazioni subite nel tempo, ma vi si possono riscontrare ancora alcuni caratteri particolari dell'architettura fortificata angioina, come i torrioni cilindrici su basi troncoconiche. Il castello, oggi monumento nazionale, fu venduto nel primo 800 dai principi Caracciolo di Torchiarola ai Ciamarra, i cui eredi ancora lo abitano. È consentito visitarlo su appuntamento. I feudatari succedutisi nel tempo a Torella, dall'epoca angioina, sono le famiglie Capuana, San Framondo, di Capua del Ramo del Balzo, Greco, del Giudice e Francone. Dopo l'eversione della feudalità, eredi dei Francone furono i Caracciolo di Torchiarolo, che si contesero per lungo tempo con il comune i beni feudali e burgensatici. I Caracciolo sono ancora intestatari di un pezzo di terreno a Vicenda del Sole e della chiesetta di San Giovanni. La società contadina, protagonista di secoli di storia, con l'emigrazione, col progresso economico e con le accresciute esigenze, ha ceduto il passo ad una società eterogenea, fatta di operai, commercianti, piccoli imprenditori, studenti e professionisti. Il centro urbano va spostandosi decisamente dal borgo antico lungo le strade di transizione, con ridenti villette che vantano il conforto delle più moderne comodità. Il paese attualmente conta 930 abitanti. Moltissimi sono i torellesi emigrati nelle varie parti del mondo, ma tutti legati alla terra natia da un antico e struggente amore che spesso li porta a rivisitarla. Torella offre al turista una grande pace, silenzi ristoratori, passeggiate nei folti boschi, stupende aurore, magnifici tramonti, la incommensurabile salubrità dell'aria, cibi sani e genuini e l'immancabile scattone. A ciò va ad aggiungersi la gentilezza d'animo e l'ospitalità dei suoi abitanti. Bene, ed eccoci tornati qui in piazza a Torella. Allora, Sindaco Lombardi, abbiamo visto un attimino la storia di Torella del Sannio, un po' il carattere dei suoi abitanti, una storia insospettabilmente lunga e nutrita. Ma adesso chiaramente la storia passa, passa il tempo, cambiano le necessità, ovviamente cambiano anche le necessità di Torella del Sannio. Io qui ho in scaletta alcuni appunti. Intanto, per prima cosa diciamo subito che in quest'area del bacino previsto dal piano di metanizzazione della regione, Torella del Sannio pare essere il primo paese ad essere, il primo centro ad essere metanizzato. Certo, è il primo paese della zona, il secondo del bacino sinistro del metanodotto. Ha inaugurato Petrilla l'anno scorso, adesso inauguriamo noi. Per me è un'opera grandiosa, è un'opera che tutti ce la dobbiamo ricordare, perché il metano, oltre a dare una mano, ma è veramente una cosa utile per tutta la comunità e per tutta la cittadinanza. Colgo l'occasione per invitare tutti stasera alle 19 che c'è l'inaugurazione in Piazza San Rocco, che è un'altra piazza più a valle di questa. È una manifestazione bellissima perché è importante che il metano sia venuto a Torella, ed è importante anche che è il primo paese di questa zona, a differenza di altri paesi forse pure più grande di Torella, ad avere questo servizio importante, eccezionale. Oh, benissimo. Allora, intanto la comunità che dice è contenta di questo importante avvenimento di Torella, fate sentire un po', eh? Sembrerebbe proprio di sì. Del resto, chi il metano ce l'ha, ci è abituato e quindi non sa quali disagi, ahimè, si provano senza avercelo, insomma. Adesso però
Nel nostro documentario, chiamiamolo così, nella nostra cartolina da Torella, abbiamo parlato, la nostra Lina Fantini ci ha parlato anche di della ospitalità, della gentilezza della gente. Eppure di recente, caro signor sindaco, c'è stata una questione, una polemica più che altro, che è stata definita addirittura con il termine forse troppo duro, senz'altro troppo duro, di razzismo. Ci vuole dire un attimo com'è andata questa storia? Io intanto chiedo un altro applauso alla gente di Torella, che non è assolutamente razzista. E ci mancherebbe altro. E l'applauso giustifica il nostro operato. No, niente, si è verificato un fatto un po' anomalo, un po' particolare, che a me ha fatto molto male, ma come ha fatto male a me, ha fatto male a tutta la cittadinanza. Non a caso io 2 mesi fa ho dato la residenza a 2 extracomunitari, che del resto stanno benissimo a Torella, lavorano a Torella, fanno gli ambulanti, e che, manco a dirlo, loro volevano essere presenti durante questa manifestazione, appunto per manifestare la loro adesione e la loro disponibilità. Io Torella mi rifaccio, se permettete, a una famosa frase che ha detto un nostro grande poeta D'Annunzio, che si riferiva agli abruzzesi. La ridico io in qualità di primo cittadino, perché calza bene a Torella. Torellese è forte e gentile. Bene, quindi in pratica una polemica che si è rivelata tutt'altro che proficua, anzi totalmente sterile. Si è rivelata soltanto una brutta pubblicità. Ecco, infondata. È vero che è stata infondata, gente? È vero. E chiunque come noi, che ne stiamo facendo esperienza adesso, viene a Torella del Sannio, può rendersene perfettamente conto. Un'ultima curiosità me la deve levare, però. Diciamo che in seguito a un recente avvenimento di cronaca, l'amministrazione comunale di Torella del Sannio ha reagito in una maniera, direi, unica, o quantomeno non si era mai visto prima. Mi riferisco al problema della tossicodipendenza. Questa sera ci sarà una riunione di tutto il paese qui a Torella. Questa sera, ecco, il sindaco ha detto prima questa sera, noi diciamo questa sera, ma io ricordo ai nostri spettatori che la trasmissione va in onda circa un mese dopo, ecco, il momento in cui viene registrata, cioè oggi. Dicevo, ci sarà una riunione insieme all'amministrazione di tutta la gente di Torella per discutere questo problema. Certamente, io ho invitato tutta la cittadinanza a partecipare a questa riunione per sensibilizzare, anzi direi sensibilizzarci tutti noi, per questo piccolo grande fenomeno che purtroppo aveva preso, è il caso di dire aveva preso Torella, che sono sicuro che, visti gli incidenti di percorso, visto quello che si è verificato, le varie vicende giudiziarie, adesso qualche povero giovanotto, qualche poveretto, perché è proprio il caso di dire poveretto, magari costretto o imbambolato da fantomi di altra gente, purtroppo di fuori, si è fatto buggerare con questo piccolo incidente di percorso. Ma io sono sicuro che Torella ha reagito, reagirà. Tutti noi siamo solidari con quelle persone che hanno avuto questo incidente di percorso. La parentesi è stata aperta, tocca a me, ma soprattutto a noi tutti, a tutta la comunità, di chiudere questa brutta parentesi, e io sono sicuro che abbiamo la stoffa per chiudere questa parentesi, metterci una pietra sopra e andare avanti nel migliore dei modi nei secoli fedeli. Direi che il finale proprio calzava proprio a pennello. Voi dite perché tutte queste, diciamo tra virgolette, chiacchiere, ma poi chiacchiere, caro sindaco e care persone di Torella del Sannio, non sono? Ecco, perché tutti questi discorsi? Per inquadrare un attimino com'è fatta la gente di Torella. Vogliamo vedere un attimo almeno com'era fatta, gli anziani. Voglio, prima di vedere questo, voglio ricordare, basta guardarsi intorno,
per vedere la bella e brava e genuina gente di Torella. Allora a questo punto so io che devo fare un applauso, ecco così, anche se un po' impedito, alla gente di Torella, veramente bella gente. Dicevo, vogliamo vedere com'è fatta ancora. Vediamo questa intervista di Mario Manocchio a Fausto Ciamarra. Sentiamo che cosa ci racconta. Siamo con Fausto Ciamarra, un signore di 88 anni di Torella, il quale da giovane ha fatto molti lavori, tra l'altro li faceva tutti molto bene, adesso in pensione, è una delle persone più anziane, ma non la più anziana di Torella. Allora, ci parli un po' di queste cose, signor Ciamarra. E che so che vi dovrei parlare della guerra. Che lavori faceva lei da giovane? Falegname. E poi? E barbiere. Due? Sì. E aggiustava pure qualcosa di elettrico, diceva prima? Sì. Accumulavamo una macchina da cucire, non andava bene, e parecchie macchine, tanto che la Singer mi licenziò. Ah, vi licenziò la Singer? Sì, perché l'accomodavo io le macchine, allora questo è venuto a conoscenza che le macchine le accomodavo io, allora ci mettiamo un altro agente. Lei ha fatto tanti lavori allora? Sì. Ecco, lei ha fatto pure la guerra, ci diceva prima, no? Ecco, che cosa ricorda di quei periodi? Ricordiamo tante cose al fronte, tanti amici, che eravamo a Sidi Barrani nell'Egitto e ci fermammo, facemmo l'avanzata a Sidi Barrani, occupammo un paese importante e poi il nemico avanzò perché era più numeroso di noi e dovemmo retrocedere. Queste... E i ricordi che c'ha della guerra? C'erano altre persone di Torella con lei a fare la guerra? C'erano altre persone. Che adesso sono scomparse? Sono scomparse, sì. C'è ancora un conte Alberto che tiene 94 anni e si ricorda. Bene. Bene, sì. Quanti figli ci avete voi? 5 figli. Stanno tutti a Torella? No. Non c'è. Dove stanno? Stanno a una... Aversa, marito d'Aversa, una a Campobasso, un'altra è residente qui, e questo figlio che tengo qua, Leandro. Che insegna a Trivento. Insegna a Trivento, sì. Oh, e dagli anziani adesso passiamo ai giovani, guardate un po', io sono in compagnia di queste due splendide ragazzine di Torella. La signora Rita, buonasera. E la signora Emilia. Buonasera. Buonasera anche a lei, signora. Perché mi accompagno a queste due belle ragazze? Perché vediamo un po', cominciamo un po' a vedere questi attrezzi antichi. Intanto, questo attrezzo qui, cos'è? Questa specie di tavolino qui? Si chiama il monaco in dialetto. Il monaco. Sì, d'inverno che fa freddo perché in montagna fa molto freddo, si ci mette il fuoco a letto. Ah, questo era praticamente dentro ci si mette il braciere. La coppa col fuoco e si scaldava il letto. Poi questa culla qui, non so se la telecamera può stringere un attimo sopra, deve essere veramente molto antica, in effetti è molto bella. Signora Rita, intanto in dialetto la culla come la chiamiamo? La cundra. La cundra. Chiedo conferma un attimo alla signora Emilia. Cundra. Oh, la signora Emilia, questa da quanti anni è della gente come partecipa? Questa quanti anni avrà questa? Più di 100 anni. Più di 100 anni. Sì. Poi qui abbiamo secchio, setaccio, ecco per esempio questi attrezzi qui, come venivano utilizzati? Quella è la camella che si porta in campagna per prendere l'acqua Rapuz. Questo è il setaccio, si cerne la farina per fare i maccheroni di casa, le sagne, insomma. Per fare le sagne. E questo? E questo si ci portava da mangiare in campagna, quando c'era molta gente, si metteva, si trascava,
facevano belle cacciavove, saviciccia, cremaccarone di qua. Ah, che bello, qua comincia... Ah, vede, la gente quando sente parlare in dialetto è sicuramente anche a casa. Allora, dica, io non li interrompo per niente. Si portava in campagna, si mettevano sopra la trattura, mettevano una bella mantera, tutta allargata e tutto. No, un momento, la mantera però mi sa che la capiscono solo qui. A casa è difficile, ce lo deve dire che vuol dire mantera. Sarebbe la tovaglia. Ah, ecco, la tovaglia. La tovaglia, sì. In dialetto si chiama la mantera. Ha ragione, signora. E si mangiava tutti nello stesso piatto, perché non ce ne stavano né di pietra né di tazze, niente. Si faceva una bella spasa grossa e si mangiava là dentro. Era meglio mangiare come si mangiava in quei tempi o come si mangia adesso, ognuno nel piatto suo? Ma penso che è meglio come si mangia adesso, comunque. E dice, signore, io penso che era meglio come era prima, però. Signora Emilia, questa serviva per il pane? Sì. E come si chiama qui a Torella? La masella si chiama. La masella. Sì, la masella. E queste pale? Questa è la pala che ci mettavamo il pane al forno. Perché sono diverse? Hanno una forma diversa? Che l'ha fatto forse un maestro differente, perciò okay. Sono diverse. E qui invece tante, io non lo so nemmeno come la si chiama. La pignata che ci facevamo i fagioli, la cantra ci mettavamo la salsiccia. La cantra? Questa sì, la cantra. La gente dovete sapere che ride non perché sente parlare in dialetto, perché sente me che lo voglio ripetere, capite? Faccio proprio ridere, quindi io mi sto zitta. Andiamo avanti. La sciasca che ci bevavamo quando... La che? La sciasca. Ah, che ci si metteva lì, signora? Il vino, certo. Ci bevevamo quando trebbiavamo il... Pure lei se lo beveva, signora? Certo. Oh, sì. Quell'altro, quella ciotola davanti? Il piatto. Oh, signora Rita, però lei mi diceva prima dell'inizio della trasmissione che in merito a questa... come si chiama? La pignata. Oh, questa pignata, diciamo così. In merito a questo attrezzo c'erano delle usanze. Che cosa... Sì. Dica. Perché qualche volta, quando si partoriva la gammara va a portare broda alla gammara che aveva partorito, ne va 12 fa, metteva la gallina dalla pignata, la faceva vicino al fuoco e ce la portava già pronta per mangiare. Ma qua questo è eccezionale. Questo quindi quando si partoriva la gammara? La gammara. Oppure solo in caso di eventi felici come un parto? Eh sì, solo in questi casi e poi pure per i fagioli, perché le famiglie erano numerose. Quindi parto e fagioli c'era la pignata. La pignata grossa. Bene. Che le cotiche ci mettavamo, le cotiche del maiale. Le cotiche del maiale dentro la pignata, che si dava sempre alla gammare. Ma signora... No. E lei ce le mangiavamo in famiglia. Oh, ma signora, ma mi dica una cosa, se non partoriva la gammare e partoriva un'altra, che ne so, la cugina, questa non si portava? Ah, no. Ah, era riservato alla comare. La gammare va riservata. No. Lei, La gallina si accedeva solo quando si svegliava la gammare, sennò... Ma perché nessun altro meritava, la gallina non la meritava nessun altro? Ogni tanto, ma non troppo spesso, perché non ci manca Stefano. Ah, ho capito. E adesso invece ce le avete? E ringraziamo a Dio, mo. Quindi potete farvi anche più di una comare a testa. Ah, sì, sì. Ah, benissimo. Oh, andiamo avanti. Sapete, il peccato per certi paesi come Torella è che la nostra trasmissione massimo può durare 75 minuti, perché io ci farei notte, sicuramente anche voi da casa ci farei notte qui. Buonasera. Buonasera. Lei come si chiama? Domenica. Signora Domenica, posso chiederle l'età o non sì. Si può? Sì. Quanti anni ha? 69. Ci ha dovuto pensare un po' prima? Vabbè, sono un po' anziana. Purtroppo. Quando ne aveva 20 faceva subito a contare, adesso invece... Sì. Signora, qui vediamo altri... Cos'è un fornelletto quello lì davanti? Cos'è? Quella è la fornacella. Ecco, come si usava? A cosa serviva? Si metteva i carboni dentro là, si metteva la tigilluccia in coppa. La? La tigilluccia. Ecco. Zucca. Ah, la tigilluccia, il tegame. È per fare il sugo, e si faceva lì. Sì. Oh, signora, me la fa vedere, apriamo un poco questa fornacella, faccia vedere un po', così i nostri spettatori, attenzione, io purtroppo non ci arrivo, ecco. Questa è molto antica, chiaramente, chissà da quanto tempo non viene aperta, piano piano, signora, ma chi me l'ha fatto fare a chiederle di aprirla? Ecco, eccola lì, vabbè, ci credo comunque. Si mette qua. La tigluccia si mette... Il carbone si metteva sotto, ecco, vediamo bene, e sopra si metteva la tigluccia.
qui, ah, ecco qui, ecco qui. L'appoggiamo per terra, così la gente a casa può vedere bene dove si metteva la tielluccia. E praticamente questa, signora Rita, che cos'era? Una specie di cucina di una volta? Sì, sì, perché non c'era il gas e con i carboni si faceva il sugo là sopra. Ma veniva meglio prima il sugo. Come? I carboni, sì. E la tiella di Creta viene ottima. Con la tiella di Creta viene ottimo, dice la signora Rita. E qui, questa specie di padella qui? Qui, questa si faceva la pizza di randini. Cioè di gran tutto. Ah, questa era quella che la coppa che si metteva sotto i carboni? Sì, 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 sì. Sotto la pizza e sopra il carbone? Sì, sì. E la pizza praticamente veniva coperta con la coppa? Sì, sì. Benissimo, guardate quanto è bello quest'anfora. Ma andiamo, ecco, questa qui, signora, qua che cosa ci si... là? Si chiama? Questa è la cantra. La cantra, che ci si metteva dentro, signora? Ammazzavamo il maiale. Ammazzavamo il maiale, mettavamo appesa la salsiccia sulla una pertica, ci va seccata la salsiccia e la conservavamo qua sotto. Qua dentro. Ci mettevate solo la salsiccia, la sugna, non lo so. La sugna, sì, sì, con l'olio. Quando ci veniva fatta, affannavamo il broccio, sì, pigliavamo la salsiccia e mangiavamo. Fate un applauso per favore alla signora Domenica, perché qua ogni persona di Torella è veramente un personaggio. Chiediamo gentilmente a questi bambini di... Io lo so che qua mi stanno facendo cenni disperati, già sto fuori di almeno 10 minuti. Vediamo cosa possiamo fare. E qui abbiamo... Qualcuno mi accompagni, perché se no mi sento perso. Signora Rita, qui abbiamo dei contenitori in rame. Qualcuno anche veramente molto antico, vero? Sì, è la tina. Questa è antica. Per andare a prendere l'acqua al pozzo? Sì, per andare a prendere l'acqua, perché non c'era l'acqua in casa. Bene. E quegli altri poi ce li dica un po'? Quello è il ketriel, c'erano i maccheroni dentro. Mm. In dialetto, in italiano si chiama il caldaio di rame, sì. E quell'altro invece più con un coperchio? Questo è il maniere. A che serve? Si ci prendeva l'acqua dentro la tina per bere, perché tenevamo le giarrette e facevamo il maniere. Poi questo è il colabrodo, si colavano pure i pomodori quando si facevano, perché non c'erano macchinette, si faceva tutto a mano e si passavano qua dentro. Poi vediamo anche il mortaio, una caraffa, un altro colabrodo, guardate quanto è bello quel macinino, che cosa ci si faceva lì, il caffè? Si macinava l'orzo. Ecco, perciò io ho chiesto il caffè, che si faceva l'orzo, perché il caffè a quei tempi... Si abbrustoliva l'orzo e si macinava là dentro. Oh, adesso il nostro operatore Antonio, che sta inquadrando un attimino, ecco, dall'alto questa bella roba. Qui, guardate, io non oso neanche prenderla in mano perché deve avere un valore notevolissimo. Voi dite, ma che cos'è? Una semplice brocca? Sì, rispondo io, ma è una brocca che ha quanti anni? Ma questo non lo so. L'organizzatrice me l'ha detto, circa 200 anni, pensate un attimo. È un portafiori? Sì, è molto antico, sì, sì. Che ha circa 200 anni, pensate un po', quindi io proprio non lo voglio neanche toccare. E qui altri attrezzi da cucina in rame, signora Rita. Sì, con quello si facevano i dolci, perché i dolci si cuocevano sul carbone, si faceva la torta, qualche po' di pan di Spagna, col carbone sotto, e si coprivano col coperchio per non farli evaporare, se no non crescevano. E sono gli stessi dolci che ci avete portato oggi? Almeno questi. Oh, benissimo, avete voglia di vederli anch'io e anche di mangiarli, però dobbiamo aspettare, perché adesso, come ordina la mia scaletta, abbiamo un servizio. Dunque, tutta questa bellissima roba e l'altra che vedremo è espressione di una realtà contadina. Una realtà contadina che però, per fortuna bisogna dire, a Torella del Sannio ancora non è scomparsa. Allora sentiamo Mario Manocchio, che ha intervistato proprio dei contadini di Torella. A Torella ancora resiste l'agricoltura, anche se il paese per lo più non è certo dedito all'agricoltura. Siamo con la signora Angela. Signora, perché sta zappando? Non ci può fare il mezzo, non ci può fare il mezzo, il trattore no. Insomma, se scappa con la colla, diciamo noi. No? Sì, sì. Insomma, ci facciamo a mano, insomma. E lo fate a mano? A mano, sì, a mano. Ma c'è molta gente che fa l'agricoltura a Torella? Ci sono. Aziende grandi? Sì, insomma, grandi e piccoli, grandi e piccoli. I vostri figli, signor, non fanno questo lavoro? No, mio figlio è meccanico, e due stanno in Belgio e una figlia a Bagnoli. Sì, ma perché lo fate? Voi prendete la pensione, perché fate questi sforzi così? Ma né sforzi che insomma qua, ti dispiace, entra la casa perché non ce l'ho venuta a comprare sudore, questa terra, non è che ce l'hanno data l'ingegnatura, no, ce l'hanno venuta a comprare col sudore.
perché mio marito è stato 13 anni fuori di casa, purtroppo mo la disgrazia, e allora questa terra, quando te la compri col sudore. Poi dispiace abbandonarla. Abbandonarla. Che ci mettete qua, signore? Un po' di grano, cappello. Insomma, grano duro, dicevano, no, il grano duro. Voi vivete da sola qui a Torella? Sì, da sola, sto qua al paese. Mio figlio sta, si fa il meccanico. Animali non ce ne avete? No. C'è solo un cavalluccio, mio figlio e due alline, questi ci abbiamo. Proprio cose poche? Poco, niente proprio, questo che ci abbiamo, niente. Signor, ma questo lavoro qua a Torella, proprio questo lavoro fatto a mano, adesso le aziende si sono tutte quante modernizzate, trattori? Fanno tutto con i mezzi, qua solo una piccola terra che per non avere spazio, insomma, questo, non avere spazio facciamo con le mani, insomma, non è che dice tu, perché adesso stanno tutti i mezzi, non è che tu fai tutto con le braccia, no, qua sì. È troppo sedato, allora magari un poveraccio col tratto si può rovinare, no. Signor, vi dispiace che i vostri figli non fanno più gli agricoltori? No, non è che mi dispiace, loro continuano la vita loro perché il meccanico mica mi è un lavoro troppo buono, è il lavoro stesso sporco del contadino, ma purtroppo mio figlio pure, io ammiro perché c'ha molto cliente, insomma, e lui pure lavora bene, insomma, io non ammiro che mio figlio vede, insomma, in buone condizioni, no, purché sì, pagano troppa tasse, è una cosa, ma purtroppo, pure quando uno lavora non ti manca una lira alla sacca. Credo una bella cosa. Certo, signor, l'importante è che questi terreni che voi avete poi rimangano ai vostri figli. Sì, ai miei figli, insomma, quelli che stanno in Belgio, insomma, sono quattro figli, sono tutti uguali per me, non è che quell'uno è uomo e quelle sono donne, sono tutte uguali. Brava signora. Grazie. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci signora, arrivederci. Continuiamo la nostra passeggiata nelle campagne di Torella, siamo con il signor Clemente. Nel suo orto che produce prodotti buonissimi e belle, ecco, che cosa sono? Pomodoro. Per insalata o per farci la salsa? Per insalata, per la salsa, per tutto. Poi sotto? Zucchine. Le zucche no. Sì. Questo? Per i semi, no, questo sono secco, no. Signor Clemente, questo orto che vediamo qui alle nostre spalle, che cosa ci sta dentro? C'è tutto, c'è insalata, rape, pomodoro, peperoni, tutto c'è. Solo per voi oppure lo date pure? Ah, giusto per la famiglia. È famiglia numerosa la vostra? Sì. Ho un figlio che sta a Roma e piglia sempre qualche cosa. E questi prodotti a Roma se li sognano? Sì, ogni settimana si porta qualcosa. Vabbè. Allora, c'è Clemente, grazie, io vado da vostra moglie che la vedo impegnata nella raccolta lì sotto. Signora Domenica, voi siete la moglie del signor Clemente, sì. Questo orto accudito così accuratamente, voi siete pensionati? Sì, ecco. E tutti questi bei prodotti che fate, a chi li date? Ci abbiamo la famiglia. Solo per la famiglia? La famiglia, sì. E allora ci fa vedere che cosa ci sta in questo orticello, orticello non troppo, è un orto grande. Questo che vedo. Questo qui davanti a noi che cosa sono? Queste sono le cose, le rapine. Le rapine. Sì. Queste sono cose. Sedano. Sedano. Questo qua. Questo. Bene. Adesso signor ci faccio. Quella alle nostre spalle? Quelle sono la cicoria per fare la verdura. Ah. Quella parte. Allora venga signore. Allora andiamo in questo. In questo ben di Dio. Continua a spiegarci, signor. Basilico. Andiamo avanti. Peperoncini, sedano, sì. Questo qua. E il resto. Fagiolini, pomodoro. Signora, voi qua potreste mettere proprio un negozio di verdura. No. È vero? Ma noi siamo anziani, non possiamo fare. Questo lo coltivate come hobby? Con familiari così, non è il granché. Allora, abbiamo visto questa splendida famiglia di contadini intervistata da Mario Manocchio e abbiamo detto che come non è scomparsa però la tradizione agricola a Torella del Sannio, non è scomparsa neanche quella artigianale, anzi, diversamente da molti altri paesi che abbiamo visitato, qui la tradizione artigianale è veramente molto fiorente. Intanto parliamo di legno e falegnameria.
con un grande vecchio di Torella del Sannio, il signor Fausto. Buonasera, signor Buonasera. Fausto. Allora, signor Fausto, intanto lei deve essere fiero dell'età che porta, perché sapete quanti anni ha il signor Fausto? Guardate, ve lo dice lui. 88. Oh, un applauso al signor Fausto, avete visto, 88 anni, veramente un giovincello. Lei è un po' il capostipite dei falegnami di Torella. Sì. Da quanto tempo ha fatto questo? Per quanto tempo ha fatto questo lavoro? 70 anni. 70 anni? Sì. Ma mi raccontava prima che lavorava a Campobasso, ha lavorato anche a Campobasso. Lì ho fatto il capo operaio, da una fabbrica di frigoriferi. Mm. Venivano per la precisione del lavoro. Il prefetto, il viceprefetto, il questore. Addirittura anche queste autorità si rivolgevano a lei per... Non a me, al principe. Sì, va bene, al... Però il lavoro lo eseguivo io. Quindi è stato fiero del lavoro che ha fatto. No. E adesso mica svolge più l'attività? No, adesso no. Perché dopo morta mia moglie, io sono perduto. Vabbè, non parliamo adesso di cose tristi. Qui dobbiamo stare insieme, far vedere le cose belle di Torella e dobbiamo per quanto possibile rimanere in allegria. Flusciando. Vabbè, ma del resto anche un po' l'età, anche se comunque 88 anni, lei è sempre un giovincello, non si preoccupi, signor Fausto. Intanto mi faccia vedere un po' di cose. Io vedo questa enorme pialla, che si chiama proprio pialla, anche nel termine tecnico. Perché questa pialla è così grossa, signor Fausto? Ecco, perché qua ne vediamo degli altri più piccoli, però qua questa è grossa. Perché dà una direzione nel lavoro. Non è... che può consumare più qua, mentre questo porta tutto dritto. Ah, quindi questo, diciamo, per lavori grossi e di precisione, si usava questa pialla così grossa? Sì, sì. Che si usa ancora? Che si usa ancora, sì, sì. Per chi ancora fa questi lavori a mano? Macchine, ma quello è necessario. Ah, benissimo, signor Fausto. Allora, pialla grande, pialle piccoline. Questa è più piccola, per esempio questa ha un manico, quest'altra no. Perché? No, perché... Alle volte si può trovare pure un pezzo di legno per adattare a questo. Sì. Questo lo facciamo noi, l'abbiamo fatto sempre. E dei vari, magari per 3-4 pezzi che ne affila uno, poi mette un altro, vero? Insomma, tutto qui è. Benissimo, allora, questo è poi il vecchio glorioso banco da lavoro, eh? Ancora in perfetto stato, posso vedere? Sì. Bene, allora ringraziamo il signor Fausto. E dicevamo, il signor Fausto questo lavoro non lo fa più, non lo fa più, però è riuscito a tramandare la sua conoscenza in merito alla falegnameria e al legno, ovviamente, anche al signor Donato. Sì. Signor Donato, buonasera. Lei intanto... È un apprendista, ho sentito con piacere, un apprendista del signor Fausto. Sì, sono un allievo del signor Fausto. Un allievo del signor Fausto. Intanto, cosa le ha insegnato il signor Fausto? Ma io credo che mi abbia dato tutto nella vita, nel mestiere, perché l'avvio del mestiere me l'ha dato lui, anche se poi il mestiere andando avanti è cambiato, purtroppo le esigenze sono cambiate, si è passato da un tipo di lavorazione a un altro tipo di lavorazione, ma... Diciamo che il primo avvio, il primo impatto, la prima strada me l'ha data il signor Fausto. Ecco, infatti, vedete, ecco, spostiamoci un attimo, scusi signor Donato, il vecchio e il nuovo. Certo, con queste macchine qui oggi i falegnami possono fare dei lavori molto più velocemente, forse anche in maniera più precisa rispetto a come si facevano una volta, però la poesia di questo tipo di lavori qui non c'è più. Certo, non c'è più, non c'è più. Quindi lei ribadisce che il signor Fausto le ha insegnato non solo il lavoro ma qualche altra cosa in più, sì? Credo di sì, credo che mi abbia dato una strada nella vita, insomma. Se oggi mi trovo abbastanza bene o male lo devo al signor Fausto. Oh, e lei quanti anni ha, signor Donato? 45. 45, quindi così, siamo un po' romantici una volta tanto. Lei ha 45 anni, il signor Donato praticamente, il signor Fausto, mi scusi, praticamente il doppio, 88. Ecco, questo che cosa significa? Io pongo una domanda, avete visto che cosa significa gli anziani, saperseli conservare, saperli preservare, saperli far partecipi di una comunità che anche se in continua evoluzione ha ancora bisogno di loro? Che ne dite voi? Non è vero questo? Certo. Bene. E allora grazie intanto al signor Fausto, grazie a Donato.
Legno, il fascino del legno non è scevro però da quello di una materia prima senz'altro più dura, più tosto da lavorarsi, da forgiarsi, quale è il ferro. Buongiorno, lei è il signor Sandrino? Sandrino. Allora, signor Sandrino, lei invece è un fabbro di Torella. Sì. Da quanto tempo? Mio padre faceva il fabbro, quindi... Ecco, se può alzare un attimino poco di più la voce, oppure l'è stata bruciata dal fuoco della fornace? No, è finito. Comunque mio padre faceva il fabbro e così è una cosa di famiglia e sono rimasto io fabbro. Lei fa solo lavori, diciamo così, per l'uso comune o anche le è capitato di fare lavori, diciamo così, tra virgolette, artistici? Beh, un po' di quello, un po' di quello, perché su paesetti, come meglio esce una cosa, viene un lavoretto, bisogna farlo. Oh, signor Sandrino, quella che è la mia curiosità, ma non solo la mia, penso di molte delle persone che ci seguono da casa, è questa, cioè cosa significa essere fabbro oggi? Cioè come si campa, visto che oggi tutto quello che esiste in ferro praticamente è fatto in fabbrica, è fatto a livello industriale. Il fabbro oggi è facilissimo, però il fabbro perdetto. Però diciamo il fabbro è quando uno faceva una saldatura a fuoco. Oggi sono tutte roba elettrica, quindi si lavora più subito. Però diciamo il fabbro era la saldatura del ferro era migliore a fuoco. Era migliore a fuoco, ma lei la fa ancora a fuoco? Sì, sì. Adesso no, perché manca la materia per saldare. Ho capito, però lei ha portato, ecco, venga qui se no impaliamo le telecamere, venga a mettersi al lato di questo banco di lavoro, prego, venga signor Sandrino. Così abbiamo un campo aperto, un po' degli attrezzi che ci ha portato il signor Sandrino. Intanto lì con il carbone, quella la famosa forgia. La forgia, ecco. Sì. E qui il banco da lavoro con degli attrezzi, di cui qualcuno è strano, vedo. Ecco, per esempio, questo che cos'è? È cose per la vigna, per mettere lo zolfo alla vigna. Ah. Ecco. E allora i contadini lo portavano da noi e noi le aggiustavamo. E quest'altro con questo beccuccio, con questo strano ugello, lo facciamo vedere intanto alle telecamere. Ecco, questo a cosa serviva? Per prendere il vino dalla damigiana. E come fu? Allora, questo si mette sopra al coperchio e si fa così. Si pompava e si apriva. Ed esce il vino qua. Qui viene una cannuccia sotto alla damigiana. Per pescare, diciamo. Pescare, e esce qua, quindi non serve più di pompare l'aria, e allora si apre qua e si chiude. Ma questa è veramente una cosa geniale, io non l'avevo mai vista. E allora, ringraziamo anche il signor Sandrino, avete sentito, dice, come mai in tutti i paesi dove andiamo sempre sentiamo un po' di musica, c'è sempre qualcuno che suona, qualcuno che canta, e che vi credevate, che a Torella no? Venite. Guardate un po'. Dice, ma negli altri paesi cantano i ragazzi, perché a Torella no? Questi che cosa sono? Ecco qua, signori, queste splendide ragazze sono il coro di Torella del Sannio. Allora, intanto una cosa, dovete sapere, la partecipazione della gente qui a Torella è notevolissima, ma anche dei bambini che ci stanno creando degli enormi problemi alle nostre telecamere. I nostri tecnici sono veramente, non sanno più da che parte voltarsi, ci sono sempre dei bambini che passano davanti. Io direi, vabbè, non fa niente, se voi da casa ci state, per noi va bene. Allora, il capogruppo qui, eccola qui di nuovo, ah, come ride, signora Rita, la capobanda, dice lei. Signora Rita, ma allora lei canta pure? Insomma, ma arrangio. S'arrangia lei e s'arrangiano presumo. Ecco, ci arrangiamo tutti quanti. Queste gentili pulzelle qui, che cosa ci faranno sentire? Una canzone di due innamorati, che prima una coppia non si poteva neanche baciare perché i genitori sempre con le spine, e chi si cantava l'uno e l'altro, uno rispondeva all'altro come si potevano incontrare. Solo da lontano, eh? Sì, c'era il divieto. Senta un attimo, signora, chiedo scusa, io sono costretto a voltare un po' le spalle a tutti. Signora, lei si chiama? Addolorata. Signora Addolorata, ma lei ce l'ha avuto il moroso, chiaramente. Come no? Ma ci racconti un attimino, questo moroso, come l'ha conosciuto? No, lei mi deve dire come ha conosciuto il suo moroso. È venuto una festa a casa. Ma come, ancora non vi conoscevate e già veniva a casa? Sta
stato un amore spontaneo. Così, istantaneo. Ma come si è proposto? Che cosa le ha detto? Come le ha fatto capire che... Vabbè, mi ha chiesto per fare l'amore, io l'ho detto di sì. Quindi... Così, subito? Subito. Fate tornare a quei tempi, avete visto come cedevano subito le donne una volta, certo? Ho pensato due volte, mi è piaciuto, dico va bene. Del resto, belle tiembe una volta cantava una canzone napoletana, quando l'uomo chiedeva e la donna diceva di sì. Oggi, vabbè oggi pure, va, smettiamo di fare polemiche, è vero. Signora Rita, io mi rivolgo di nuovo a lei. Chiedo scusa, comunicazione di servizio. Bambini, scusate, vi voglio bene, spostatevi un attimino. Ah, no perché, mica per voi, sennò poi loro picchiano me. Oh, allora, signora Rita, che cosa ci fate sentire? Come si intitola questa canzone? E là è la Riula. L'amore è bello e chi la sa fa. Il coro di Torella del Sannio. Ah!
come, che bella canzone, il coro di Torella del Sannio, veramente eccezionale queste, veramente eccezionale queste persone. Che poi i canti antichi, ahimè, noi per motivi di tempo li abbiamo, sentite l'applauso, noi per motivi di tempo li abbiamo dovuti interrompere perché le strofe sono tantissime. Comunque avremo modo, magari in seguito, perché noi è un'idea, quella di collettere in un grande, bel documentario la maggior parte dei canti antichi della nostra regione. Ma adesso la linea va di nuovo a Mario Manocchio per tornare a un altro aspetto dell'economia di Torella del Sannio, quello dell'allevamento. Mario Manocchio. E a Torella abbiamo scoperto che aziende agricole ce ne sono diverse, chiaramente di diverse dimensioni. Questa che siamo oggi è sicuramente una delle più grandi. Siamo nell'azienda agricola di D'Alessandro Pasquale e il figlio Mario, che se si vuole accomodare qui vicino a noi, che facciamo anche... E poi vicino a me c'è l'erede di tutta poi l'azienda, il piccolo Gabriele D'Alessandro. Allora, innanzitutto, quanti animali ci avete? 30 capi. Diciamo 30 capi, sì. Di mucche? Di bovini. Ecco. Bovini. Che razza? Razza frisona, frisona italiana e pezzata rossa. E bruna alpina. E Bruno Alpina. Voi avete anche le pecore? Sì. Ecco. 45. Ma qui i terreni qui intorno sono tutti vostri? No, sono sparse l'azienda. Quanto terreno ci avete? Ce ne abbiamo una trentina d'ettari. Che coltivate voi e vostro figlio? Sì, sì, insieme. Questa praticamente l'azienda l'avete iniziata voi e la sta portando avanti il figlio, sì. Per poi arrivare a Gabriele, come dicevamo prima. Sì, sì, sì. Ecco, dicevamo che le razze sono diverse. Qui al nostro fianco vediamo pure dei vitellini. Vitellini e frisoni e pezzate rossi. Pezzate rosse, e c'è anche uno di quelli brunalpini. Brunalpini. Quanto latte producete? Ma un quintale e mezzo, due al giorno. E lo date? Lo diamo al caseificio. Vicino ai vitelli, che in questa stalla tra l'altro c'è di tutto. Sì. Qui? Sì, sì, c'è tutto. Questi pulcini? I pulcini. Fanno compagnia ai vitelli? No, le cresciamo e poi per ammazzarli, per la famiglia. Signor Mario, quanti producete formaggio voi, sia di pecora che di mucca? Sì, solo per il fabbisogno della casa. E quanto ne fate? Diciamo all'occorrenza, ogni 2-3 giorni facciamo una formetta. Però qui vediamo un po', in questa azienda c'è un po' di tutto. Io credo che voi i fabbisogni familiari, a livello di carne, a livello di verdure, a livello di uova, credo che... Non manca niente. Non acquistate niente. Diciamo che in genere... Lo stretto necessario per la casa. Esatto, esatto. Qui a Torella ci hanno parlato molto bene dei vostri formaggi. Noi crediamo sulla parola a questi signori che ce ne hanno parlato così bene e in qualche occasione poi verremo a verificare. Abbiamo piacere... Che questo avvenga. Che voi provate questo prodotto. Allora, dopo le mucche, signor Mario, qui vediamo pulcini sotto questa lampada. Perché? Per tenerli caldi. Questi, quando saranno grandi, poi verranno ammazzati. Per la casa. Sempre per la casa. Sì. Ma quanto tempo devono stare sotto questa luce? E fino a quando sono fatti belli grossi. No, in termini di tempo? Un paio di mesi. Un paio di mesi sempre sotto questo faro? Sì. Sì. E qui siamo nel reparto conigli, conigli stupendi, grandi, pronti per essere? C'è l'allevamento, che poi il resto, quando sono fatto a 6 mesi, a 5 mesi e mezzo si ammazzano. Ecco. Signor Pasquale, mi dica una cosa, i conigli, c'è una grande mortalità di conigli, è vero, questa è una cosa che insomma è un po' risaputa, perché? Io ho domandato ai veterinari e a tante parti, ma non hanno saputo dire che cosa vuol dire questa mortalità. È vero, è una cosa che non si può... Spavata da dove viene. Maggiormente si muoiono a primavera,
quando gli si dà l'erba, qualche cosa, che non gli piace, perché l'invette dell'aria cade sull'erba, mangiano l'erba e muoiono. Voi quanti conigli avete messo qui da piccolini? Quanti ne avete messi? Ah, per esempio ce ne avevo quasi un centinaio. E ne sono rimasti? Ne sono rimasti 20, 25. Una mortalità molto alta. Grande, sì, sì. Questi che sono rimasti faranno... Con la speranza se riproducono più tardi, Allora, abbiamo visto anche la realtà dell'allevamento di Torella del Sannio. Vedete quante sorprese questo bellissimo paese in provincia di Campobasso ci riserva. Ma adesso entriamo in un luogo veramente affascinante. Siamo sempre qui in piazza Regina Margherita e aprendo un portone abbiamo incontrato il signor D'Alessandro. Signor Domenico, buonasera. Buonasera. Allora, signor Domenico, lei è uno dei proprietari di questa, cos'è? Una cantina? Questa è una cantina. Dite voi, una cantina? Insomma, può essere quello che vuoi. Può essere quello che vuoi, perché se si pensa che cosa è stata questa cantina, dite, ma insomma, ce la fai vedere. Allora entriamo dentro, prego, venga con me. Piano piano entriamo dentro questa cantina e adesso entriamo come in un antro delle streghe, un luogo estremamente affascinante. Cerchiamo di inoltrarci in questo luogo. Adesso ci volteremo verso la telecamera, anzi spostiamoci prima un attimo in maniera tale che la telecamera può inquadrare con la giusta profondità di campo questo luogo. Signor Domenico, questa attualmente è una cantina, ma è stata una scuola. Che cos'è stato prima? Era una caserma. Poi prima era, il padrone era un avvocato, ma avvocato. Poi è stata passata la caserma, poi l'abbiamo comprata noi, è stata la caserma per un po' di tempo. Un bel pezzo di tempo, poi ci hanno fatto le scuole medie e adesso è cantina. Adesso è cantina, però è un edificio antichissimo e bellissimo, come state vedendo da queste immagini. La volta a botte è molto alta, tutto costruito in pietra, estremamente bello, veramente, veramente affascinante. E qui ci tenete i vostri attrezzi per produrre il vino, a parte bottiglioni damigiane, insomma, questo, ecco, se vogliamo dire così, è il deposito. Però guadagnando l'uscita, piano piano, ecco, guadagnando l'uscita vediamo degli attrezzi, tini che contengono l'uva in periodo di vendemmia, e questo attrezzo qui in legno? Quello è più idoneo per fare il navello, quello che vuoi, è un tinaccio, insomma, più igienico per il vino. È meglio che sia di legno e non di plastica, eh? Sì. Si conserva meglio il prodotto. Meglio, sì. Ah. Benissimo, e andiamo sempre verso l'uscita per, ecco, qui vedete il cerchio, un cerchio, questo è il cerchio di una botte o di un tiro? Da quella botte, la botte. Ah, è un cerchio di botte, infatti qui fuori il signor Domenico ci ha preparato anche altri attrezzi. Ecco, questi due tini, scusi signor Domenico, questi due tini perché sono più piccoli rispetto a quegli altri? Questo si trasportava... La uva con i somari, con i cavalli. Ah, questo serviva per trasportare l'uva con gli animali? Eh sì, queste erano gli attrezzi per... E questo grande serviva per... Una botta, poi l'ho tagliata. Ah, addirittura era una botta. E quanto era grossa? Quanto vino conteneva? 14 quintali. 14 quintali di... E lei adesso l'ha tagliata e l'ha trasformata, diciamo, in tino per schiacciare l'uva. E adesso venite qui, prima di uscire, inquadriamo questa porta qui. Questa porta qui, come vedete, è un po' strana perché ha una croce, una feritoia. Infatti, questa che stiamo inquadrando con il nostro operatore Antonio, che adesso, diciamo, è una dependenza della cantina, invece in origine che cos'era? Era una cella. Era una camera di sicurezza. Ecco, ci dice questa signora che si chiama? Anch'io, mi chiamo Domenico Ciamarra. Ah, Domenico Ciamarra. Signor Domenico, questa... Aveva 18 anni, ho fatto una nottata in camera di sicurezza. E che cosa aveva fatto per stare una notte in camera di sicurezza? Mi hanno trovato a mezzanotte i carabinieri, allora io sono scappato, Ma che faceva in giro a mezzanotte, signor? Stavo in mezzo alla piazza così a divertirsi. E i carabinieri le sono corsi... Ah, non si poteva stare. I carabinieri le sono corsi appresso, mi hanno preso. Si chiamava Cuppino quel carabiniere. Ancora se lo ricorda, Provincia di Caserta era. Mi ha preso dopo col manico del fucile, mi ha dato 3-4... Sculacciate, diciamo così. Sculacciate al sedere e mi ha portato qui in questa cella.
E qui ho passato tutta la nottata. Poi la mattina... È stato bello fresco, via. Fresco, fresco. Poi la mattina c'era un secchietto dove si faceva la pipì. Era io e altri due napoletani. Ci hanno preso e ce l'hanno fatto buttare, che qui c'era la condotta. Quindi ve l'hanno fatto svuotare qua fuori. Abbiamo preso quel secchietto e l'abbiamo potuto portare lì a vuotarlo, dopo a lavarlo e ancora per un'ora in camera di sicurezza. E poi l'hanno fatto uscire dicendo non lo fare uscire più. Perché noi abbiamo rubato, noi abbiamo fatto male a nessuno. Diciamo, non avete rispettato il coprifuoco, vedi? Per esempio, vedi, c'è una cantina del signor Domenico D'Alessandro. È bello questo. È bello sì, perché i tempi cambiano, ma comunque... Un bicchiere a lui. Ci facciamo un bicchiere. Un bicchiere ce la facciamo. Magari dopo la trasmissione mangiando tutto il resto. Attualmente sono in servizio, no, ma dopo ci faremo anche il bicchiere. E ditemi poi che fare queste trasmissioni non è bello. Ringraziamo il signor Ciamarra, ringraziamo il signor Domenico. E ridiamo per l'ultima volta la linea a Mario Manocchio. Ascoltate questo servizio. Mario Manocchio ha intervistato la signora Angela, che ci parlerà allora, di streghe, di malocchio, di magie e superstizioni. Insomma, Mario Manocchio. Siamo ospiti della signora Angela, che sa tante storie. Una di queste storie ce la vuole raccontare adesso, una storia delle streghe. Signora, ci dica. Sì. Quest'uomo andava fuori, no? È andato a tardura la sera. La moglie era addormita con i bambini, è andata dentro, ha trovato un gatto e là non aveva dove andare. Allora dice, questo teneva nella rabbia perché si pigliavano le bambine le streghe e portavano in giro. Perché stava uno di pietra cupa che era, dicevano, il magane. E allora quello arrangiava queste robe. Allora quel biglietto era ammazzato. Ammazzò il gatto? Sì, sì. Era portato a una terra che tiene distanza dal campo santo qua. Ma quando fu la mattina... Sta una porta qua vicino, sono due porte vicine, stava una via il padre e una via essa, ma era una vecchia. E allora io avevo 12-13 anni, gli va che la tina d'arma per acqua in campo, a buzzicava a ballo perché non ci stava l'acqua come mo. Ma fra me, mamma poteva aspettare quanto voleva, che gli passava la tina e teneva a mente che il callo qua non essere niente. Strillavano? Strillavano perché che la niña apriva. Allora il padre strillava, dice Maria, si chiamava, Maria mia, Maria mia. E allora dite che sapete sfasciare la porta. Quando sfasciano la porta, che la stava boccheggiando con la lingua di mezzo ardente. E perché? Perché che dice che quello che stava di al posto, andò levato, atterrato e non ce l'ha trovato. Che dicevano che la partiva di queste cose, no? Quelli erano là immediatamente, che quello facesse quello e dice che... E a forse doveva atterrare a quella e non ce l'ha trovata là dentro. E allora dice che l'ha accesa quella che aveva aiutato a seguire i figli. Signora, ci hanno detto che lei pure è un'esperta contro il malocchio, non manocchio come chi vi parla. Malocchio, contro il malocchio. Gli contro non so queste cose, solo che sace che una donna già sono morta perché tra questo tempo. Allora io vado in campagna. Portavamo la, non come mucca la carrozzina, la cundra... Di legname? E allora mi diceva una signora che gli stava vicino di terra, trapassava, e dicevano di questi malocchi. Allora che mi diceva così, dice, tu non ti interessa, cioè, quando vai per la strada, o porta l'animale, o porta la bambina che la chiamavamo in campagna, dice, tu dici tre volte, Dio mi benedica, Dio mi benedica, Dio mi benedica, che ne ha paura. Tu puoi stare sicuro che la malucchia non ti colpisce. Che se sa, che se no... Ma lei sa tanto, signor. Comunque, si ende e rapporta. Come sarangando la malucchia? Questo è quello che il sarangando io, no? Io questo non lo sa fa. Non lo sa fare? No. Era il mal di pancia, mal di testa, no? No, solo sa che non me l'hanno raccontata, che ce la racconto, ma non sa mal di testa, non malucchia, no, non sa niente di queste cose. Allora, come gliela... Non sa che sa come ci stiene la gente che se... Ma io per me, oddio, sono sentuta e sono raccontata, ma sono contenta da fargli che sa quello che si fa nel saccio. Allora la signora Angela ha sentito e ce l'ha raccontato, noi abbiamo sentito e ve lo raccontiamo, gentili telespettatori. Per
per registrazioni dirette televisive, Videocom, realizzazione di filmati e programmi di ogni genere, con sigle, effetti speciali e titolazione. Videocom è a Disernia, in Contrada Le Piane, telefono 41 41 44 41 41 46. Videocom, per rivivere le immagini dei tuoi momenti importanti. E torniamo alla realtà agricola di Torella con il signor Biase. Signor Biase, buonasera. Intanto vediamo che come attrezzi agricoli abbiamo quella specie di fusto lì, serviva per la vigna. La pompa per medicare la vigna, anticamente. Adesso ci sono le motopompe, ma qui è l'unico mezzo antico che si adoperava per medicare la vigna. Ho capito, questa quindi si portava a spalla. Poi abbiamo lì le famose fiasche del vino. Fiasche del vino, giusto. Questo è un altro secchio. La camella la chiamano, la camella. E quelli cosa sono? I collari per... I collari per l'asino, il mulo, il cavallo che tiravano la rata. E questa sega così grossa? Questa si chiama ristuoc. Comunque com'è? Per secare la legna al bosco. E questo, però quello che mi ha incuriosito a me è questa specie di tavolo, questo banchetto. Questo è un baldacchino che si ammazza il maiale, ci si mette sopra, poi si pulisce con il... Questo serviva per uccidere il maiale. E questo era angino che si acchiappava a questo modo. Si acchiappava così il maiale? Questo modo qua sotto, Da sotto, ma da morto, spero. No, vivo da qua, e poi con lo scannatore, con un coltello si scannava qua. Questo insomma per il maiale era l'antipasto, diciamo. Quello tirava dietro. Ho capito. Sì. Vabbè. Questo, sì, comunque il maiale si doveva ammazzare, dice lei, in un modo o in un altro. No, questo lo prendeva, sì. Col coltello, e poi c'erano 4, 5, 6 uomini che lo mantenevano però. Immagino, certo che lui non era d'accordo, signor Biase, o no? Io manteneva questo e col coltello lo scannava. Ho capito, benissimo, allora questo era diciamo la camera da letto del maiale, benissimo. Qui abbiamo questa è una specie di il bidente. A che serviva il bidente? Questo serve per zappare. Per zappare la terra. Ma scusi, per zappare non si usava, non c'è una zappa unica, questo è doppio. No. Questo è una zappa. Questo è il bidente, cioè è più meno fastidioso, quello là per radere l'erba, mentre questo per vangare la terra profondo ci voleva questa. Benissimo, ci voleva l'argilla, per esempio. Quindi ci vuole questo qua, mentre con la sabbia c'è la vanga. Quindi a seconda del terreno si usava il bidente oppure la zappa. Poi qui abbiamo due aggeggini strani che io vorrei farvi vedere. Li mettiamo qua sopra così le telecamere hanno agio di riprenderli. Intanto questa specie di ancoretta, che cos'è? Questa qua è quando il secchio, la camella, diciamo noi, va sotto nel ponte che prende l'acqua. O si spezza la capizza, o ti scappa dalle mani, se ne va sotto. Con questa qua... Serviva per recuperare il secchio dal pozzo. Sotto al pozzo. E questa specie di scalpellino? Questo serve per pulire il bidente quando è pieno di terra, che ha fatto il tartaro qua sopra, fare così. Ecco così. E abbiamo imparato una cosa nuova, vedete? Sì, ecco. Benissimo. Ecco, pure così qua vicino. Perfetto, quello per pulire. E questo altro qui che è più grosso invece? Questo è per pulire l'aratro. Ecco, infatti qua c'è anche uno splendido aratro in legno. L'aratro qui, ecco, si faceva così, in questo modo. Quindi serviva per pulire l'aratro. E andiamo avanti con quest'altra zappa che vedete lì, invece è la zappa insieme al bidente, insomma, per avere un pezzo unico. Quello era stello e questa è la zappa col bidente per l'orto, per il giardino, adattato. Sì. E questa specie di come si chiama? Erpice. Questo è un erpice. L'erpice. Che si adoperava nel mondo contadino con l'asino, col mulo, col cavallo, anche con le mucche, le vacche. Sempre per dissodare il terreno. Adesso ci sono uguali, però si tira col trattore, è molto più grande, quindi... Mi tolgo una curiosità, quello sembra un anello in ferro con tanti ami. Ecco, io mi sposto, vediamo un attimo qui, che cos'è questo attrezzo? Questo è uguale a questo, si chiama la lupa. A cosa serviva? Perché lo stesso... Quando andava il secchio sotto al pozzo aveva più rampine di questi qua. Era più facile prendere il secchio. Guardate qua che cosa... Uguale come a quella che sta là. Sì, ma intanto volevo farvi vedere una cosa. Ecco qua. Questo naturalmente, questo c'è gente che non le ha mai viste. Sono le scarpe che le indossava mia moglie. Le indossava sua moglie per la campagna. Guardate quanti chiodi... Sì, ma c'era ancora quel più superiore, a due porte li chiamavamo noi, questi sono vedarelle li chiamavano noi. Ma perché tutti questi chiodi, queste viti nella suola delle scarpe? Perché il terreno è duro,
Allora la scarpa deve essere abbastanza duro per andare sopra le zone della terra, perché il terreno è molto duro. In effetti sono durissime anche le scarpe, io faccio fatica proprio a piegare. Per ammorbidire ci voleva il sivo del vitello per ingrassarla. Quindi devono essere, è una ricorrente manutenzione. Poi qui, venga qui signor Biase, spostiamoci un attimo, lì in fondo, addossati al muro, due attrezzi che servivano, come si chiamano intanto? Quelli in dialetto li chiamiamo cevere, le cevere. Però penso io che gli italiani si chiameranno cesti. A che servivano? Come si usavano? Per la raccolta dei covoni. Cioè dai campi si portava all'aia, che si trobbiava con le bestie, con le vacche, con l'asino, insomma, diversi asini, cavalli. E poi dopo sono uscite le trebbie. Con le trebbie che si trebbiava sulle aie, lo stesso ci dovevano trasportare i covoni, i manocci. E lì ancora vediamo anche un falcetto e quelli che servivano per i covoni del grano, vero? Quello serviva per la raccolta della paglia. Dopo della paglia, sì. Si portava la paglia dentro le masserice per alimentare. Come vengono chiamati qui quegli attrezzi? Le reti. Le reti. Bene, ringraziamo allora... Faccione. Il falcione classico è quello. Il fieno vicino a un mucchio di fieno. La meta, un mucchio di fieno. Insomma. Benissimo. È quello il famoso crivello per separare. Lo chiamavano pelliccio. Ah, qui il crivello, qua si chiama? Sì, il pelliccio. Pelliccio, bene. Un nuovo termine per un attrezzo tipico dell'agricoltura molisana. Grazie, signor Biase. E spostiamoci da questa parte. Torniamo a parlare di musica. Ecco, intanto io provvedo ad aggiustargli un attimo il microfono. Tu ti chiami? Michele. Allora, Michele, tu sei un fisarmonicista. Sì. E che cosa ci fai sentire? Sei di Torella, ovviamente. Sì, sì. Che cosa ci fai sentire per noi di Video Paese? Rosamunda. Rosamunda. Rosamunda suona Michele con la sua fisarmonica. Prego, Michele. Bravo, bravissimo il nostro Michele, abbiamo sentito la fisarmonica, artisti dunque anche a Torella e anche, come vedete alle mie spalle, anche pittori. Signor Di Bartolomeo, allora lei intanto è l'autore di questi quadri. Che tecnica ha usato per questi quadri? Questa è tecnica ad olio. Prima di tutto, chiedo scusa, vorrei cogliere... Si volti verso la telecamera, ecco. Vorrei cogliere l'occasione per salutare tutti i cittadini di Torella che stanno qui riuniti a renderci onore, ad invogliarci ad andare avanti, compresi loro della televisione. L'amministrazione comunale, perché ci ha dato questa occasione, e tutti gli artisti pittori che non stanno qui, insomma. Ecco, infatti il signor Di Bartolomeo, diciamo, è venuto in rappresentanza dei... Questi sono dei pittori, diciamo così, di Torella. Questi sono tutti scorci del suo paese, signor Di Bartolomeo? Sì, sì, essendo molto legato mi piace sempre rappresentare, insomma, le zone di Torella, insomma. Benissimo, ma veniamo adesso anche agli altri lavori non meno degni di menzione. Venga accanto a me.
Allora, prego, prego, venga, venga. Ecco qui. Allora, cominciamo con quel quadro lì. Quel quadro lì chi lo ha dipinto? Questo qui l'ha dipinto una dottoressa di Torella del Sannio, insomma. Anche questo è un olio? Sì, sì, sempre olio. Insomma, olio e sono colori acrilici. Insomma, una tecnica abbastanza bella e sono colori abbastanza vivaci. Andiamo avanti con questi altri quattro qui. Quest'altro sopra pure della dottoressa Maria Rosaria Giamarra. E questi qua sono del padre, ex postino di Torella del Sannio, anche bei colori. Veramente sì, molto molto vivi, molto belli i colori. Poi andiamo avanti. Tecnica spatola, pennello, insomma questa qua è la tecnica di quest'altro artista. Anche questi sono scorci, diciamo, di questo paese? No, o più in generale vita di campagna? Insomma. Vita di campagna, sì, insomma, perché lui gira molto e prende altre cose di fuori. Insomma. Bene, spostiamoci qui, ecco qua. E qui invece dei colori un po' più tenui, un po' più soffusi. Sì. Autore? Questo qui sopra con gli alberi è un ragazzo di Torella che fa il carabiniere a Cosenza. Ah. E insomma Enzo Cammareri è un ragazzo che ha fatto anche scuola d'arte, insomma molto bravo. E questo con questa bella cornice? E questo qua è molto importante perché lui è di Torella e sta a Pescara. E Conte Antonio. E come possiamo vedere la cornice è tutta lavorata a mano. In quanto pure i colori ha una tecnica abbastanza bella, insomma, sull'acrilico e cose. E lì c'è anche una bella mattonella, vediamo in fondo. Questa qui invece di Giovanni Di Mario, pure di Torella, un mio parente pure, insomma. È dipinta in questa maniera. Insomma, siete tanti qua gli artisti. Mica, in genere c'è un pittore e via, poi uno scultore e via. Qua tanti pittori, tanti musicisti. Ce ne sono molti, peccato che non ci stanno tutti. Comunque è passato poco fa anche un altro artista che voglio salutare, Cammarano Leonardo, che è il principale, insomma, Torella. Il principale, il rappresentante proprio del... Allora facciamo un applauso, visto che non c'è, glielo facciamo in contumacia. Grazie signor Di Bartolomeo. E a proposito di artisti, guardate qua che bellissimi lavori in legno e traforo. Realizzati da chi? Giovanni. Signor Giovanni? Di Mario. Allora, signor Giovanni Di Mario, intanto questo qui che cos'è? Balsa? Lavoriamo? Scusi, io non ne capisco. No, è il legno normale, solo che viene lavorato con il seghetto al traforo. Ah, quindi sono tutti realizzati al traforo. Questa specie, cos'è? È una locomotiva. Questa locomotiva d'epoca, quanto tempo ha impiegato lei a realizzarla? Beh, dipende dal tempo che si occupa, perché anche con una giornata si fa. Addirittura così poco? Sì. Ma ci vuole immagine, esperienza, abilità? No, e poi ci sono anche dei disegni, uno può seguire i disegni, li può variare. Queste cose si fanno soprattutto d'inverno, quando non si può uscire di casa. Quindi questo è un suo hobby, lei non è che magari li vende queste cose? No, 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 è un hobby, si regalano poi. Veramente complimenti, veramente molto belli. Merita un applauso anche il signor Di Mario. E oltre alla pittura, oltre alla scultura, ai lavori in legno, dovete sapere che ci sono degli artisti qui a Torella che sono abilissimi anche all'uncinetto, anche col filo. Intanto, queste qua ormai non si vedono proprio più in giro. Venga signora, venga qui, guardate quanto è bella. Signora, lei si chiama? Chiamarra Antonietta. Signora Antonietta, lei ancora usa questa macchina per cucire? Oddio, non sempre, perché ormai sono pensionata. Però qualche cosa per me lo faccio sempre. Ma perché lei ha fatto la sarta come lavoro? Come lavoro sì. Mm. E adesso pensionata non mi conviene più a lavorare. Ma nemmeno se c'è, non le chiedono lavori a casa, che ne so? Ah sì, pure che te lo chiedono, ma non hai tempo di farlo perché c'ho due figli allora. Ah, quindi ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, eh? Sì, sì. Ci faccia vedere un attimo come funziona. Signora, ci faccia vedere, guardate. E io vi voglio anche fare sentire il rumore, perché sono rumori che ormai non si sentono più. Non è che va bene. Mi sembra di rivedere la mia nonna, quando lavorava con questo tipo di macchina. Che cose belle, veramente. E andando avanti qui, io chiedo permesso a questa bellissima gente di Torella. Cosa vedo qui? Ah, guardate. Questa, scusate, non passate davanti alle telecamere, per favore. Io la metto qui così contrasta bene con il bianco del fondo della tovaglia. Questo sembrerebbe un normalissimo paio di forbici. Ah,
sì. Forbici da sarto? Da sarta, sì. Ma tanto normali non sono, perché? Sono da sarta, per tagliare le stoffe doppie, le coperte, un cappello. E non sono state fatte ieri queste forbici? No, no, sono 150 anni fa. Guardate un po', questo è un paio di forbici da sarto che ha 150 anni. Sì. Mamma, è incredibile, tra l'altro come le facevano una volta, come le forgiavano una volta, sembrano state fatte ieri. Sì, sono nuove perché si sanno tenere. Ecco. E la nonna chiaramente per stirare usava questi. Questo è il vecchio ferro a fornacella. Si metteva il carbone e si girava. E si girava, si agitava per farlo accendere. E questo invece è più pesante? Il carbone lo faceva scaldare e si stirava lo stesso. Ah, quindi questo era fornacella, diciamo, con i carboni dentro, questo invece si doveva mettere sopra. Ecco, questi chiaramente lancio vapore, regolazione vapore non ce l'hanno perché... Ma, grazie signora. Oh, dicevamo a proposito di artisti, ecco, adesso qua ci vuole una bella inquadratura totale, se possibile, perché qui hanno preparato uno stand, perché questo è un vero e proprio stand, che è uno spettacolo. Signora, buonasera, lei si chiama? Ermenenziana. Allora, signora Ermenenziana, Pizzi e Merletti sono un altro piatto forte di Torella, è vero? Sì, è vero, la maggior parte dei torellesi lavora uncinetto. Ci vogliamo mettere dietro questo tavolo così li illustriamo un attimino meglio? Venga. Intanto mi ha colpito particolarmente, così a primo acchito, questa cos'è? Una tovaglia? Questa è una tovaglia, lavorata tramezzo e più a punta croce. Ecco, questo per gli addetti al lavoro, loro avranno capito di che si tratta. Comunque immagino sia un lavoro molto complesso perché qui... Penso è molto lavoro di pazienza più che altro. Ecco, infatti. E guardate un po' che cosa... Io penso che soltanto questo cestino qui, chissà intanto quello che vale, e poi chissà che splendido regalo sarebbe per una donna che lo dovesse ricevere. Ci spieghi un po', intanto questi fiori qui, ma come sono fatti? Che sono... Inamidati, come li avete fatti? No, è la lavorazione così, lavorandolo poi ci si mette un filo intorno tipo plastificato, poi si tira. Per dare la forma? Per dare la forma, sì. In ultimo ci si mette un po' di nostro adesivo attorno. Per decorare? Sì. E qui naturalmente... E qui naturalmente centrini lavorati in varie maniere. Che tessuto viene usato? Per... È cotone, è il filo di Scozia. No, magari lei mi risponde, cioè è cotone, ma io non lo so. E qui invece cos'è? Un copriletto? Sì. È un copriletto, lavorato come? È a uncinetto, questo ho messo impiegato molto tempo perché la lavorazione è abbastanza... Ecco, tempo, ma quanto tempo? A parte il pochissimo che è rimasto alla nostra trasmissione. Sì, ma questo non è, uno calcola delle ore, perché uno è una casalinga che ha 3 figli, quindi calcola, non può calcolare il tempo, lo fai a tempo proprio... Sì, un mese, 2 mesi, 3 mesi, poi magari... Ma avrete... è questione di anni, quindi... Addirittura di anni. Oh, e qui queste, ecco, sono dei bordi, degli orli, ma poi guardate come sono riusciti a combinare questo ombrello, veramente, no, niente, siete degli arti, meritate veramente un altro applauso da parte nostra, perché è incredibile, guardate che come riescono a combinare un ombrello, è uno spettacolo. Questi invece? E questi sono merletti, Pizzi, che vanno vicino alle lenzuole, asciugamani, quindi queste sono solo, stanno fatti, però ancora non... Non vengono applicati, diciamo così, e naturalmente motivo... costante questi fiori, in questo caso delle splendide rose lavorate nella stessa maniera di quegli altri margherite lì. Sì, più o meno, ogni uno lavorato diversamente, comunque la lavorazione è quella. E andiamo avanti anche col ricamo, venga signora Ermenenziana, a parte, ecco, lo vedete qui ai miei piedi, questo splendido quadro in pizzo, anche questo, lo ha realizzato pure lei questo? Sì. Ma tutta questa roba l'ha fatta lei? Sì. Lo sai perché ho 3 figlie femmine e quindi questa è una minima parte di quello che ho, quindi... Lei sa fare il corredo? Lo sai come si dice a Torella? No, me lo devi... Spierten palazz, armanen canton, significa che c'hai 3 figlie, sparte. Quindi, insomma, per non fare rimanere un cantone a figlio, gli sta facendo un palazzo a testa, vedo. È un po' per ciascuno. E facciamo un applauso alla signora Merenziana, ma guardate, beate le figlie loro, eh? La figlia della signora Melenziana, qua ancora questi splendidi fiori, e qui passiamo a, cosa sono? Lenzuola queste? Sì, questo è un lenzuolo. Lenzuolo ricamato. Sì, che servirà, se Dio vuole, a una delle mie figlie. Ancora nessuna delle tre sposata? No, fidanzata, sposata ancora no. Ah, sposata ancora no, perché magari poi qualcuno in trasmissione vedeva, dice guarda che popò di roba, se la mamma è così brava...
chissà come sono le figlie, dice. Poi venivano i giovanotti a Torella, correvano tutti quanti a casa della signora Merenziana. E sì, c'è un'altra due comunque, possono venire lo stesso. Ah bene, allora l'appello è lanciato. Chi vuole sposare le due figlie della signora Merenziana, che sono libere, possono venire a Torella del Sangio. Chiudiamo rapidissimamente con quest'altro... Cos'è, un copriletto ricamato quello? Una tovaglia tutta a punto a croce. Tutta a punto a croce? Sì, quella è punto a croce, ci sono due angeli, ma da qui non si vedono. Comunque due angeli più... C'è il pizzo fatto a magliardese col crochet antico. Ah, sì, sì, questo lo so. Questo perché lo so. Non è un uncinetto, quindi... Bene, ringraziamo allora la signora Merenziana. Ahimè, abbiamo potuto concederle poco tempo, però le immagini, secondo me, si sono commentate da sole. Guardate, ma io non lo so, ma come si fa? Bellissimo, veramente bellissimo. E adesso io mi catapulto dall'altra parte. Eccomi qua, siamo... In chiusura di trasmissione, finalmente, dirà il nostro regista Tonino Pettine, perché veramente con Torella abbiamo splafonato tutto, sono saltate tutte le scalette, tutti i tempi. E chiamo qui anche il sindaco Antonio Lombardi. Io qua, questa intanto la posso, scusate le spalle, la posso posare. Allora, signor sindaco, siamo giunti in chiusura di trasmissione con la cucina. La signora Rita e le signore che devono descrivermi questi... Ah, eccoci qua, questa signora qui. Signor sindaco, ma intanto, ma voi lo sapete che qui siete veramente persone ma squisite, ci siamo divertiti, io personalmente, anche i tecnici, che è raro, perché loro in effetti con le telecamere per un'ora e mezza sulla spalla, come fanno a divertirsi? Però si sono divertiti, sapete che siete veramente simpatici qui. Ma io non avevo dubbi sulla buona volontà e sulla grande energia che hanno le donne di Torella. Io... Dire grazie alle signore, alle donne che si sono adoperate per fare questa bella trasmissione è poco. Mi limiterò per il momento a dire grazie. E saprò io a una a ringraziare in maniera particolare. Avete sentito il sindaco, ve lo ricordate poi? Bene. Grazie, grazie. Allora, signor sindaco, l'ultima frase ovviamente sarà dedicata a lei, però intanto dobbiamo vedere un attimo. Con la signora che si chiama? Concetta. Oh, signora Concetta, questi sono i dolci, li vediamo alla fine. Partiamo dall'inizio. Bimbi, ecco qui. Ah, poi c'è anche questo bambino. Sì, qua gli dedichiamo pure la chiusura. Dunque, cominciamo. Apriamo, vediamo la sorpresa che esce da qui. E cos'è questa, signora? Questo è la pasta per mangiare lo scattone. Ah, il famoso scattone, sì. Che sarebbe questo? L'antipasto leggero. L'antipasto, per cominciare il pranzo, si mangia lo scattone. Che voi direte, la pasta, vabbè, della pasta, ma poi... Con un po' di acqua della pasta, che si è cotta la pasta, e col vino. E col vino. E si mangia. Dentro questo... Si mangia ma si beve anche? Si beve anche. Vabbè, sì. Si comincia a bere, diciamo, con lo scattone. Questa pizza gialla? Questa è pizza di randinio. Che sarebbe poi quella lì che si prepara con quella che abbiamo visto all'inizio della trasmissione, sì, la coppa sotto i carboni. Sì, ecco. Questa è soltanto, come si fa? Soltanto Gran Turco? Soltanto Gran Turco, sale e acqua. In quei tempi era il pane di quei tempi, preferito. Il pane preferito di quei tempi. E io questo proprio non lo so cos'è. Questo sarebbe il frascatiello. Lei ride, signora Concetta, il frascatiello, vabbè. Sì, farina di randinio è fatto col vino, imbastato col vino. Questo si piglia subito dopo lo scattone. Si può prendere, anzi, al posto del scattone si prende questo. Meno male, perché, direi, al posto dello scattone, quindi si può prendere il... Sì, il frascatiello. Che è appunto farina di Gran Turco con il vino, ovviamente. Ah, guardate, E si sente un odore. La signora dice, mo l'hai fatto proprio contento. Dica. Queste sarebbero pezzelelle e fagioli. Pezzelelle? Rigorosamente fatte in casa. In casa, sì. Che ci avete messo? Anche il sugo? Appena fate vedere. Un po' di pomodoro? Sì. Un po' di forte? Questo no, non ce l'ho messo. A chi piace, se però? Se qualcuno li vuole, si può mettere. Oh, se a qualcuno non piace il forte, ovviamente non deve mangiare questo. Guardate un po', bello pieno di peperoncino sopra. Questo che cos'è? Come si chiama intanto in dialetto il piatto?
Il piatto questo qua... No, questo, quello che c'è dentro, la pietanza. La cosa, la pettrina. Giusto? Che sarebbe? La pancetta. La pancetta, ah, la pancetta del maiale cotta, come viene cotta, fatta? Cotta, fritta, si frigge bene bene, poi si fa la panonda. Che è? È questa qua. Sarebbe? Questa, cioè è una pizza, ecco, una pizza, pizza, non... cioè non lievitata. Ciccia. Non lievitata, sì. Questo è strutto? Quello è strutto, bello, bello leggero. Non si butta via niente, no, eh? Questo va bene per il colesterolo. Sì, fa bene per il colesterolo, porta minima 250. E poi questa bellissima sì. Pizza, ecco, guardate un po', che com'è fatta questa? Questa c'è farina di grano, c'è un po' di bicarbonato, un po' di olio e acqua. E si chiama? Pizza ciccia. Pizza ciccia. Beh, e qui, naturalmente, un pranzo del genere non può, così rustico, così bello, così tutt'altro che leggero, vabbè, normale, non può mancare, giustamente dice la signora Concetta, il dolce. Questa specie di taralli qui, come sono fatti? Con farina, uova e... Si chiamano? Biscotti. Ah, biscotti si chiamano proprio a Torello. Biscotti, sì, biscotti. Biscotti, dice la signora. Come di... No, l'ha detto così bello. Dica un po', dica un po'. Biscotti. Biscotti. Vabbè. E qui, questo? Invece questi sono biscotto al mosto cotto. Al mosto cotto? Sì. Cioè? È un vino cotto, quando è appena fatto. Poi si lavora... Insieme al composto per il composto. E che cosa c'è qui? Cos'è? Uva passa? C'è cos'è? Mandorle, fichi, mosto cotto e farina. Fatto l'impasto e poi preparato la pasta fuori e avvolto. Roba che la dottoressa Tirone cadrebbe lunga lunga per terra. E andiamo con questi altri biscotti. Mamma mia che... No, voi mi dovete perdonare, ma io li devo assaggiare. Dica. Queste vengono chiamate le pastarelle. Fatte come? Uova, farina e inzugna di maiale. Sì. E qui la sugna c'è pure? Sì, no, là non ce n'è. E quelli si chiamano? Si chiamano maltagliato. Ah, sono morbidi? Sì. Ma c'è un periodo particolare nell'ambito del quale si mangiano questi dolci oppure no? Più o meno a Pasqua. A Pasqua o puramente nei matrimoni. Signora Concetta, 10 e lode, complimenti. Allora, signor sindaco, rapidissimamente, veloce. Sarò velocissimo. Innanzitutto voglio ringraziare di cuore tutte le persone che si sono adoperate per questa bella manifestazione. In particolare dopo ringrazierò personalmente le signore che si sono adoperate per queste cose genuine, che non sono solo queste cose genuine, ma anche loro sono genuine. E lo abbiamo visto tutti quanti qui a Torella. E per chiudere voglio salutare tutti, un abbraccio a tutti e in particolar modo alla gente che mi vuole bene. Un'ultima, prima di chiudere, un'ultima domanda la devo fare. Vede che noi siamo qui per cercare un po' di preservare la storia dei paesi, le tradizioni, far conoscere la gente, eccetera. Però noi, ecco, dopo che ce ne andiamo, lasciamo una realtà. Domani, quale sarà la realtà di Torella? La stessa genuinità, la stessa simpatia, la stessa onestà che abbiamo avuto, che abbiamo e non ho dubbi che avremo. Dire brava gente per me è poco, bella gente è pochissimo. Il popolo di Torella, dopo i vari incidenti che ha avuto, ha bisogno di ritrovare se stesso, perché noi non abbiamo perso niente, stiamo acquistando credibilità e simpatia che non ci manca. Bene, bravo sindaco. Allora, un'ultima considerazione, allora a questo punto voglio farla io, è doveroso. Noi siamo abituati ad andare in giro ogni settimana, in giro per questi paesi, è il nostro lavoro. E non ci annoiamo mai, devo dire. Da qualche parte usciamo più soddisfatti e da qualche posto invece usciamo un po' meno soddisfatti. Noi siamo tanto contenti quando un paese partecipa, quando un paese è vivo,
quando ci fa svolgere bene il nostro lavoro, e noi possiamo svolgere bene il nostro lavoro quando possiamo divertirvi, ma soprattutto farvi vedere, non oso dire insegnarvi, farvi vedere cos'è il paese, qual è la realtà che noi viviamo. Chi lo sa, forse siamo gli unici che lo facciamo attualmente, almeno qui in Molise. E beh, se è così, può non essere così, ma se è così ne siamo fieri. E siamo fieri di essere stati anche a Torella, perché veramente un paese così, come si dice, come diceva la pubblicità, non si improvvisa. Esatto, io colgo l'occasione per ringraziare anche voi di questo bel servizio, di portare la genuinità di Torella in tutto il Molise. Io la porterò anche in America, che sarò ospite della comunità torellese fra una settimana, anche in Canada, e quindi grazie anche a voi. Grazie a lei, Sindaco. E chiudiamo mentre invito tutta la gente qui, naturalmente non mettetevi davanti, venite tutti da dietro, perché voi non sapete cosa succede quando si spengono le telecamere in questi paesi, non lo sapete. Chiudiamo con un bambino, un altro artista. Come sei simpatico, come ti chiami tu? Mario. Mario, ma tu suoni il dubbotto? Sì. Ma quanti anni hai? 10. Ma non è troppo difficile per un bambino di 10 anni? Per me no. Ah, capito, è pure modesto, va bene. Mario, cosa Mario, cosa ci fai sentire? La quadriglia e la polca. Allora, mentre tutta la gente di Torella viene qui a farsi vedere da tutti i nostri telespettatori a casa, prima di dare l'assalto finale a questo tavolo, abbiamo Mario che ci fa sentire questa splendida quadriglia. Intanto, per quanto mi riguarda, dal vostro Pino Minutillo è tutto. Un cordiale saluto e un bacione grosso grosso da Torella del Sannio. Ciao a tutti!